Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in Vita da Stefi. Questo è il video del No Buy di settembre, che è stato un mese in cui io cerco di fare la brava, ma vi assicuro che nell'ultima settimana, quella a cavallo tra fine settembre e primi di ottobre, ho avuto talmente tante sfighe che hanno portato come conseguenza delle spese. Che da una parte io dico cavolo, ma io smetto di fare il no buy e mi comincio a comprare quello che mi pare e me ne frego. E dall'altra dico no, perché poi come cavolo facevi in caso di emergenza? Vabbè, vi dico solo che tra martedì ho portato la macchina a fare la revisione e mi hanno detto non ce la fa a superarla la revisione, bisogna farle un aggiustino. L'ho ritirata giovedì e mi è costata 294 euro. Poi mercoledì sono andata dal dentista, anzi dall'igienista dentale, a fare la pulizia, pagata caruccia onestamente, però insomma speriamo così, ma mi ha detto che la devo rifare tra 3 mesi perché il mio problema cioè, necessita di pulizie più frequenti e che dovevo comprare lo spazzolino elettrico di un determinato modello. Sono andati via anche altri soldi. Giovedì sera, dopo una giornata già abbastanza stressante di suo e dopo aver percorso praticamente nell'arco della giornata 10 km a piedi, sì, perché sono andata a piedi a ritirare la macchina, poi sono andata a camminare in un parco con delle amiche, eccetera, eccetera, sono tornata a casa e il bagno era allagato perché la lavatrice ha scaricato tutta l'acqua che aveva dentro, ma sul pavimento. Non so che cosa accadrà alla lavatrice e se sarà la mia prossima spesa, ma non ci pensiamo, ecco, non ci pensiamo e pensiamo a quanto bisogna essere felici, ma quanto, del fatto che il no buy di settembre è, oddio, non riesco mai a farmi vedere queste cose, a zero. Però voglio essere sincera, nel senso che ho comprato delle cose che avrei messo negli extra, ma siccome le ho comprate al Conad, che è il supermercato nel quale accettano la card con i buoni pasto di quando lavoravo, che li avevo accumulati perché non li ho spesi tutti, io mi sono trovata e ho comprato grazie a questo. Vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso gli auricolari Bluetooth. Ovviamente hanno il cavetto poi per ricaricarli, sono fatti così, non hanno il filo, si collegano al Bluetooth del cellulare. Io li ho presi per un'esigenza pratica, cioè le cosine, quelle non con il tondino piccolo come questo, non fate caso alla manicure che per aver asciugato l'acqua della lavatrice ormai è rovinata in alcuni punti, per aver preso praticamente quando c'è quel coso più cicciotto di questo cosino qua piccolo, non mi entra nelle orecchie. Perché io ho le orecchie molto grandi esternamente, molto piccole dentro. Va bene, questi invece mi stanno. E allora ho preso questi, credo che costassero 19,90, c'erano anche in altri colori. Comunque quando vado a camminare da sola mi piace avere la compagnia della musica ed è. Ho appena scoperto che sono magnetiche, scusate, non c'ero arrivata ancora. Ok, tra di loro sono magnetiche. Bellissimo. Queste scoperte. Devo ancora capire come collegarle col Bluetooth al cellulare, non ho ancora provato perché le ho prese pochi giorni fa, però comunque mi servivano, ho approfittato di prenderle. Avevo visto che erano uscite al Lidl, però mi pare che costassero un pochino di più, non mi ricordo. O forse lo stesso prezzo, però visto che al Conad riesco a pagare con la card, sinceramente mi conveniva. Per lo stesso motivo, oltre a questo, ho preso sempre al Conad. Vi avevo detto nel video dei prodotti viso che avrei avuto bisogno di un tonico delicato, infatti ho controllato che anche il tonico al retinolo di Pixi va usato la sera e soprattutto non va abbinato, voglio dirlo nel caso qualcuno prendesse spunto dai miei video, non vorrei consigliare cose sbagliate, non va assolutamente abbinato ad altri prodotti a base di retinolo il siero di The Ordinary. Quindi quando userò quel siero dovrò usare questo tonico che ho comprato, che adesso vi faccio vedere, anche alla sera. Questo è la marca, credo, bio del Conad, Natura Line si chiama. La vedete? Sì.
ed è il tonico viso rinfrescante cetriolo e guava. Mi serviva un tonico, vi ripeto, lenitivo da giorno, una cosa che non avesse acidi e cose varie, andava bene questo. Ho preso abbinata, ma vedete lo scatolino tutto pastrugnato perché l'ho distrutto, la crema giorno anti-age della stessa linea per pelli grasse e miste. L'ho presa pur essendo una crema per l'inverno da giorno, perché non ho ancora finito quella di Sephora, ma sta per finire. L'ho presa un po' più asciuttina, quindi per pelli grasse e miste, perché voglio provare a miscelarla ad una goccina di siero alla vitamina C di The Ordinary, che è tanto tanto unto. Quindi ho detto, se prendo una crema ricca e ci voglio mettere un'altra cosa ricca, viene fuori un macello, è meglio evitare. Per cui questi sono i tre acquisti, però, che io non metto nel conto del no buy, perché praticamente li ho pagati con la card dei buoni pasto e io i buoni pasto non li ho messi nelle entrate. Cioè, non so se è chiaro il concetto della mia contabilità fantasiosa, però praticamente io i buoni pasto non li ho proprio segnati nelle entrate, quindi quando li uso per uscite è come se non avessi un'uscita. Capisce, forse, vabbè. Ok, ho preso, questa è un'uscita ma che è rientrata nel budget della spesa, diciamo, di alimentari e detersivi del mese di settembre. Ve ne faccio vedere una testimonianza. Ho preso le canottierine, queste semplici, alla Lidl perché c'era l'offerta di tre canotte a 8,99 euro. Questa è quella nera, poi ci sono la bianca e la grigia che sono da lavare, perché ovviamente io adesso sono senza lavatrice, quindi al momento non le posso lavare, cioè lavare per la prima volta dopo averle comprate, ma sono rimaste lì in attesa di quello che accadrà alla lavatrice. Io le ho prese, queste sono sempre della linea Esmara, io le ho prese L semplicemente perché questo modello nero, grigio e bianco come lo volevo non c'era più la M. Vi dico, sono morbidine, quindi anche una con, insomma, le tette, come le mie, poteva tranquillamente indossare una M, considerando che queste le metto sotto le magliette. Io non porto la canottiera d'inverno, queste sono cotone, non porto la canottiera d'inverno per proteggermi dal freddo, perché anzi mi dà fastidio. La porto, ecco, quando per esempio voglio indossare il maglioncino fatto a uncinetto, quelle cose un po' traforate, eccetera, che hanno bisogno comunque per forza di qualcosa sotto. Quindi le ho prese 3 a 8,99, si poteva fare, secondo me il cotone è di ottima qualità, considerate che questa è stata già lavata, mentre le altre due no, e non si è per niente mossa, è perfetta, perfetta, quindi secondo me saranno ottime. Non c'entra niente col no buy del mese, poi faccio un'altra digressione sul mese di ottobre, eccetera, eccetera. Ma vi volevo dire, visto che questo video va in onda domani mattina, io lo sto registrando la sera dopo aver fatto una marea di cose che sono stanca morta. Ok, è ancora in edicola, non so da quando, sto cercando di capire. Settimanale numero 42. 1° ottobre, ah ok, il settimanale Grazia che a 2 euro ha la mini size del mascara Lancôme Hypnose, e siccome io quando trovo le mini size avrei dovuto procurarmi un arnese per aprire la confezione, oh mio Dio, ce l'ho fatta. Quando io trovo le mini size di qualcosa che mi può interessare, soprattutto di marche carine, diciamo, le prendo. Adesso faccio al volo l'applicazione. Ovviamente i mascara nuovi a volte non sono abbastanza performanti. Io non ho niente sul viso, a parte il rossetto, se vede, c'ho le occhiaie. Tra l'altro non lo vorrei dire, ma da quando non mi trucco più per via della mascherina, io non ho più un brufolo neanche sotto ciclo. Mi sa che il fondotinta quotidiano non era proprio un toccasana per la pelle, anche se non vedo l'ora di ricominciare a mettermelo, sinceramente. Comunque, provo il mascara, vi faccio vedere lo scovolino, si riesce a vedere abbastanza bene, è bello lungo, me lo do da quest'occhio, c'ho lo specchietto qua sotto, considerate sempre che un mascara appena aperto è probabilmente ancora un po' troppo fluido e ha bisogno di, mi vedete? Sì, mi vedete, ha bisogno di asciugarsi un pochino per performare al massimo.
Io mi ricordo di aver usato, sempre perché usciva da un campioncino, da una rivista, secondo me era l'ipnose drama. Questo è ipnose volume su misura. Allora, proviamo a vedere. Beh, sì, un po' si vede che da quest'occhio hai il mascara, no? Si sta aprendo. Facciamo la seconda passata. Non è un prodotto, non preleva troppo prodotto lo scovolino. Secondo me è un filino liquido, ma per questo, insomma, il tempo gli renderà giustizia. Di solito i mascara Lancôme, beh, sì, performano bene. Non so se riuscite a vedere. Forse così lo vedete. Diciamo che non è affatto male per essere proprio appena aperto davanti a voi e usato per la prima volta. Probabilmente si vede anche la differenza con l'altro occhio, che è l'occhio un po' più basso che ho, però comunque ha aperto lo sguardo, ha aperto le ciglia. Adesso mi fa stranissimo vedermi un occhio col mascara e uno senza, ma no, non me ne frega niente di mettermi l'altro, tanto insomma non devo fare null'altro che guardare la TV, per cui non ha senso. Comunque questo lo userò e poi vi farò sapere, ma se trovate, se vi interessa e trovate ancora Grazia in edicola, io ho preso anche quella al Conad con il buono basto, come tutta la spesa di stasera, per cui me ne sono rimasti secondo me due o tre, però insomma è andata bene così. Stavo guardando se sta sporcando, no, però mi vedo, no, comunque si vede, come fanno le youtuber veri a far vedere bene i mascara? C'hanno un altro armamentario. Allora, settembre è andato così, vi ripeto, non avevo grosse tentazioni. Ottobre no. In realtà, io sto, cioè come dire, confesso di aver fatto un acquisto a fine settembre, solo che tecnicamente questo acquisto, è stato pagato il 2 di ottobre. Quindi io non lo metto nelle spese di settembre. Poi vi spiegherò, anche perché mi è stato consegnato, ma è ancora completamente imballato, non l'ho neanche aperto. E vorrei fare un video recensione, come al solito. L'inquadratura potrebbe essere veramente brutta, ecco perché sapete che i mezzi a disposizione sono tali per cui io non riesco. No, è anche la mia incapacità perché il cellulare non va neanche tanto male, ma io devo riuscire a trovare un programmino o qualcosa alla mia portata per fare dei tagli, dei montaggi, altrimenti o faccio video di 3 ore oppure non riesco a farvi vedere quello che voglio farvi vedere. Comunque, l'acquisto che ho fatto a fine settembre, ma che va nel no buy di ottobre, e che non vi dico, così vedete il video quando lo farò, è un acquisto, che ovviamente dà diritto come gli acquisti online o insomma non nei negozi fisici, al diritto di ripensamento di 30 giorni. Per questo io vi farò un video tra circa 3 settimane, credo, con una recensione che non è proprio una prima impressione, ma è una recensione dell'acquisto. Sia che io decida di rispedirlo indietro che di tenermelo, vi farò comunque il video spiegando i motivi per cui sono contenta e me lo tengo, o i motivi per cui non fa per me e lo rimando indietro. So che state provando a indovinare, ma secondo me non è quello a cui state pensando, perché è uno degli articoli nella mia wishlist del 2020, ma non quello che avevo messo per primo. Perché non lo mettono in offerta, non è colpa mia, quello appena lo metto non me lo compro. Se non devo comprare la lavatrice nuova, lo vediamo. Ok, e quindi diciamo che il no buy di settembre è stato molto tranquillo e sereno. A ottobre ho già speso dei soldi, ve lo dico subito, al di là
dell'acquisto fatto il 26 settembre, ma cominciato a pagare il 2 ottobre, quindi che va nel no buy, cioè nel no buy, va negli acquisti di ottobre. Ho comprato il 1 ottobre un'altra cosa, ho comprato forse sempre il 1 ottobre o il 2, non mi ricordo, online delle altre cose, ma a ottobre ho già speso dei soldi. Quindi, nonostante siamo proprio all'inizio, dovrei fermarmi qui. Vediamo se ci riesco. E poi a ottobre vi comincerò a raccontare quali sono, diciamo, le mie ipotesi, idee, ma ovviamente dipende anche da tanto da come va ottobre, sul Black Friday di novembre. Ditemi anche voi se cominciate in anticipo a fare, diciamo, delle wish list per il Black Friday, che cosa vi tenta, se c'è un oggetto in particolare che proprio state puntando da tempo, eccetera, eccetera, perché sono curiosa, io in realtà sono ancora combattuta, potrei anche a fine ottobre, cioè i primi di novembre, credo che sarà il 1 novembre il video del No Buy di ottobre, se non ricordo male, il 1 novembre è domenica, potrei anche dirvi che ho saggiamente deciso di non comprare niente al Black Friday. Vediamo. Allora, io vi saluto con un occhio col mascara e un occhio senza, che è sempre un bel vedere, però insomma, sì, continuo a dire che si vede come sto mascara e secondo me mi darà delle soddisfazioni appena si asciuga un pochettino, perché adesso è troppo troppo nuovo. Per il resto non ho niente da segnare, vi ripeto, non mi ricordo quanto costavano questi due prodotti, però li potete trovare secondo me tutti Conad. Questi sono con il marchio EcoCert, quindi sono bio, sia il tonico che la crema. La crema non l'ho ancora né aperta né provata, il tonico lo sto già usando al mattino perché ho finito il Rustonic e sto usando la sera il tonico al retinolo. Secondo me alla mia pelle piace molto quel tonico, la vedo subito con i pori un pochino più chiusi, che non si chiudono i pori, però comunque esfoliando un po' la pelle sembrano più piccoli. E quindi direi che sono contenta così per il momento di questo no buy. Poi sto cominciando a fare un sacco, ma voi state già facendo i programmi per il 2021 o sono io che mi devo dare una regolata e imparare a vivere il presente? Ditemi queste cose, interagite un po', commentate un po', dai, dai, fatevi sentire, raccontatemi qualcosa. Nessuno mi ha risposto alla mia domanda sull'odore di questa cosa. Ditemi che odore ha la vostra acqua micellare Garnier col Toppo Rosa. Ha un odore strano o è la mia che ha un problema? Allora, grazie, grazie ai nuovi iscritti, credo che si sia iscritta una persona proprio oggi, grazie, io non vado tutti i giorni a controllare le cose, mi capita a volte di vedere le situazioni che cambiano, oh, c'ho 78 iscritti, e quindi insomma, dai, mettete qualche mi piace, iscrivetevi al canale, non vi dico manco di attivare la campanella perché io sinceramente mi dimentico quasi sempre di attivarla sui canali degli altri perché sono una pessima spettatrice di YouTube, quindi è meglio non pretendere dagli altri ciò che non fai neanche tu, che sarebbe una buona cosa nella vita, non solo su YouTube. Ok, allora vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video, vi do appuntamento credo a domenica prossima, ma non so ancora con che video. Ci devo pensare. E quindi vi saluto, vi ringrazio e ciao!